Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi. È passato un po' di tempo dall'ultimo episodio, quindi quello di oggi per forza di cose sarà un video ricchissimo e non c'è veramente tempo da perdere. Voi mi raccomando, supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Un grazie gigantesco ad Oggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Partiamo dall'angolo della poracciata. Al momento sono disponibili su Epic Game Store due titoli da riscattare gratuitamente: Call of the Wild, The Angler e Atom Eve. Dal 28 marzo poi saranno sostituiti da Islets. I tre titoli sono rispettivamente un gioco di pesca, una visual novel e un Metroidvania che ha pure una buona media Metacritic. Islets lo tengo d'occhio e dovreste farlo anche voi. Per quanto riguarda il Game Pass, l'offerta di marzo è dominata da Diablo 4 in arrivo il 28, ma fossi in voi darei una chance anche al cafonissimo Evil West se cercate un titolo alla Gears of War vecchia maniera, o anche a Super Hot se siete interessati a un indie dalle premesse geniali. Di titoli interessanti ce ne sono parecchi, direi un ottimo mese per il pass. Lo stesso vale anche per il PlayStation Plus, sono disponibili titoli per tutti i livelli del servizio in abbonamento. Se avete l'Essential attivo recuperatevi subito Sifu, un combat action che è una vera bomba, altrimenti se siete meno poracci e avete l'Extra o il Premium, c'è una buona scelta di titoli che probabilmente non avete ancora giocato in attesa di un bel calo di prezzo, come ad esempio Midnight Suns o il remake di Resident Evil 3. Il catalogo dei classici mi lascia molto interdetto anche questo mese, anche se leggere Cool Borders mi fa venire un vero e proprio colpo al cuore. Che nostalgia! Vi segnalo poi che su Amazon sono in corso tante offerte su parecchi titoli PlayStation, Switch e Xbox. Ho raccolto le migliori nel canale Telegram delle offerte poracce. Vi lascio il link in descrizione e mi raccomando, quel Super Mario 3D World più Bowser's Fury a 36€ non capita tutti i giorni. Dalle parti di Nintendo è appena terminata la possibilità di provare gratuitamente per una settimana Vampire Survivors. Spero ovviamente che non siate finiti sotto la droga più terribile degli ultimi anni. Detto questo, uscirei agevolmente dall'angolo della poracciata per ricordarvi che sono attivi dei bonus pre-order da paura sia per Luigi's Mansion 2 che per Paper Mario e il portale millenario. Alla fine, vuoi o non vuoi, vince sempre Nintendo. Ok, il prezzo di Luigi's Mansion 2 è esagerato, ma come si fa a dire di no a un bundle del genere? Maledetti! Ieri è stato annunciato completamente a caso Tales of Iron 2 in uscita su tutte le piattaforme entro la fine del 2024. Il primo titolo, seppur con tutti i suoi difetti, rimane una grandissima esperienza da qualsiasi punto di vista la si guardi, e vedere che il secondo capitolo porta avanti tutti i punti di forza del predecessore mi mette addosso un discreto hype. Di Shin Megami Tensei 5 non solo conosciamo la data, ma ora sappiamo pure che uscirà una settimana prima. Previsto inizialmente per il 21 giugno, la sua uscita è stata anticipata al 14 dello stesso mese, un cambio di una sola settimana pensato probabilmente per allontanare quanto più possibile la pubblicazione dall'arrivo del DLC di Elden Ring, che catalizzerà tutta l'attenzione di pubblico e stampa su di sé. Da Shin a Shinji è un attimo. Il papà di Resident Evil, Shinji Mikami, dopo aver lasciato il suo studio Tango Gameworks lo scorso anno, ha fondato un nuovo studio chiamato Kamui. Non sappiamo nulla di questo nuovo team e dei suoi progetti, visto che questa informazione arriva di straforo dalla biografia del director trovata sul sito ufficiale della remastered di Shadows of the Damned. E chissà se Mikami tornerà sui suoi passi con una nuova produzione dal taglio horror. Il 22 marzo verrà ricordato come uno dei giorni più importanti di questo 2024 videoludico, visto che sono stati pubblicati contemporaneamente Princess Peach, Dragon's Dogma 2 e Rise of the Ronin. Il ritorno da protagonista di Peach è stato accolto con una media del 75 su Metacritic, e devo dire che dopo aver letto le recensioni, il titolo è riuscito a incuriosirmi molto di più di quanto avevano fatto le anteprime. Rimane però un gioco pensato per un pubblico alle prime armi, non a caso lo studio responsabile del progetto è Goodfield. Proprio per questo non sento alcuna necessità di prenderlo al day one, magari quando scenderà di prezzo intorno al 2045 avrò modo di provarlo. Comunque secondo me è un po' un peccato che un titolo del genere, pensato per i giovanissimi, non abbia una qualche forma di modalità multiplayer, non trovate? Accoglienza altrettanto tiepidina invece per l'esclusiva PS5 Rise of the Ronin del Team Ninja, che è stato premiato con una media Metacritic di 76. Mi sembra di capire che le qualità di un combat system eccellente, che poi sono un vero marchio di fabbrica del Team Ninja, si perdano un po' in una struttura open world estremamente classica e tendente al ripetitivo. Insomma, un buon gioco, ma in tanti si aspettavano un qualcosa in più dagli autori di Nioh, mentre Dragon's Dogma 2 è praticamente uno dei candidati al GOTY 2024, e in più di una recensione viene descritto come uno dei GDR più affascinanti degli ultimi anni. La media Metacritic ha toccato l'87, di sicuro un voto non basso, ma la produzione è riuscita comunque a suscitare un po' di malcontento tra l'utenza, principalmente per le performance
advance tutt'altro che entusiasmanti sia su console che su PC, per l'utilizzo di De Nuvo su Steam e per l'aver inserito tante microtransazioni all'interno di un titolo prevalentemente single player. Oh, ma si sono così tanto incazzati che Capcom ha pure risposto, ricordando che le microtransazioni non danno accesso a oggetti esclusivi, che però rimangono estremamente rari da trovare in game, e che per quanto riguarda le performance si impegneranno a risolvere bug e glitch, ma il titolo rimane comunque estremamente esoso in termini di utilizzo della CPU a causa del suo complesso motore fisico della serie. I giocatori console se lo godranno al meglio in una versione next gen fra qualche anno. Per chiudere questa prima parte è interessante secondo me commentare i dati di vendita dell'ultima settimana in Giappone. Per la seconda volta consecutiva la top 10 settimanale è dominata da Unicorn Overlord, che riesce a primeggiare anche su giganti del calibro di Final Fantasy VII Rebirth, Mario Kart e Super Mario Wonder. La cosa assurda è che a quanto pare il titolo è andato rapidamente in sold out nei negozi giapponesi e quindi avrebbe potuto raggiungere un risultato ancora più incredibile delle già ottime oltre 50.000 copie piazzate. Complimenti a VanillaWare per essere riuscita a rendere così popolare un titolo estremamente di nicchia. Prima di continuare con il video vi devo assolutamente parlare dello sponsor di oggi, Otoji Retro Games. Se siete appassionati di retro gaming dovete assolutamente farvi un giro su Otoji Retro Games, un sito con un catalogo in continuo aggiornamento dove troverete di tutto, dai titoli più comuni a prezzi stracompetitivi fino ai pezzi più ricercati in condizioni eccellenti, roba per palati fini insomma. Che siate collezionisti Nintendo, appassionati Sony, nostalgici Sega o ossessionati da Xbox, ce n'è veramente per tutti i gusti e vi consiglio di guardarvi ogni settimana le novità che vengono caricate su Otoji Retro Games e anche le anticipazioni che arrivano sui social, lì troverete delle vere chicche. Ma se avete perso la passione o semplicemente dovete liberare spazio dentro casa, Otoji Retro Games offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate tutte le informazioni sul sito. Che dire, ancora grazie a Otoji Retro Games e andiamo avanti. Ma passiamo alle notizie del giorno. Visto che da un po' che non ne parliamo, ho pensato di farvi un riassuntone su tutti quanti i rumor relativi a Switch 2 usciti nelle ultime settimane, organizzandoli in una scala di credibilità che va da 0 a poro. Switch 2 si chiamerà Switch Attach. Questo è quello che sembra suggerire un sondaggio apparso su YouTube. Si tratta di un questionario fatto da degli inserzionisti che fanno indagini di mercato, dove veniva chiesto quali di questi prodotti videoludici prenderesti in considerazione per un acquisto. Ovviamente, poracci, ovviamente si tratta di un placeholder messo lì giusto per evitare di scrivere Next Nintendo Hardware. Anche perché, nel caso si chiamasse così, Switch Attach, andrebbe riconosciuto a Nintendo di essere riuscito a trovare un nome ancora più brutto di Wii U. Quindi un rumor che valuto zero. Il leaker Midori si è espresso ancora una volta su Persona 6, confermando che il titolo sarà multipiattaforma e questo includerà anche la prossima console Nintendo. C'è solo da capire se si tratterà di un'esclusiva temporale PlayStation o meno, però io mi lancerei a questo punto anche in un'altra supposizione. È probabile che tra i titoli di lancio della console ci sia anche Persona 3 Reload, inspiegabilmente assente su Switch. E se veramente Nintendo ha rinviato il lancio della console al 2025 per essere sicura di avere una lineup quanto più corposa possibile, beh, direi che si prospetta una finestra di lancio estremamente interessante per la prossima console della grande N. Comunque, considerata l'affidabilità di Midori, do a questo rumor un voto di poro meno meno super pieno. Il leaker Nash Weedle, lo stesso che aveva fatto intendere che Mercury Steam fosse in possesso dei dev kit di Switch 2, ha affermato che questi dev kit hanno ricevuto un update importante che permetterebbe agli sviluppatori di fare un passo in più. Molto probabilmente si fa riferimento a un qualche tipo di implementazione del DLSS, magari aggiornato ad una versione più recente. Non so quanto ci sia di attendibile in un'informazione del genere, ma direi che possiamo dare per scontato che la tecnologia di upscaling di Nvidia giocherà un ruolo fondamentale all'interno dell'ecosistema Switch 2. Un rumor che in fin dei conti cambia ben poco. Voto 5. E per chiudere vi segnalo che è un continuo susseguirsi di speculazioni su quale potrebbe essere la data del reveal ufficiale della console, visto che ormai tutti quanti si sono arresi all'ipotesi di una pubblicazione nel 2025, c'è da capire quando questa data verrà ufficializzata da Nintendo. Ogni settimana quindi sembra essere quella buona per un General Direct, seguito poi da un evento dedicato interamente a Switch 2. Doveva essere a marzo, ora è diventato aprile. Io vi dico la mia. Per come stanno le cose, magari sentirete parlare di Switch 2 verso maggio, ma Nintendo al massimo ne ufficializzerà semplicemente l'esistenza. Ma per una presentazione vera e propria, non mi aspetto che questa avvenga prima di quest'estate. Ma su questo sono curioso di
sapere la vostra. E per una next gen fumosa passiamo a una revisione molto più probabile. A quanto pare la PS5 Pro è dietro l'angolo e sappiamo già tanto di questo nuovo hardware. Questo perché nel corso dell'ultima settimana sono stati leakati dei documenti ufficiali riguardanti il progetto Trinity, il nome in codice della Pro, che contengono informazioni sulle sue caratteristiche hardware. Pensate che Sony stessa avrebbe aperto un'indagine per capire da quali sviluppatori esterni sarebbe trapelata la notizia, per ridurre così il numero di terzi con cui condividere informazioni riservate. Insomma, considerato anche che dietro questi leak ci sono gli stessi che hanno anticipato di gran lunga l'annuncio di PlayStation Portal, possiamo essere abbastanza sicuri che la revisione Pro di PS5 esiste e arriverà entro la fine di quest'anno. Vi rimando al lunghissimo video di Digital Foundry per farvi un'idea dettagliata su quali possano essere le potenzialità di questa console. Io riduco all'osso questo discorso. Come è accaduto con PS4 e PS4 Pro, anche PS5 Pro avrà una CPU sostanzialmente identica alla console base, mentre il vero salto in avanti sarà fatto con la GPU. Questa nuova scheda grafica permetterà di gestire con più facilità risoluzioni come il 4K e magari anche di riuscire a stabilizzare le immagini a 60 fps anche alle risoluzioni più elevate. Insomma, non aspettatevi un salto radicale, quanto piuttosto l'ottimizzazione di un'esperienza che adesso mostra evidenti limiti, visto che spesso si è costretti a scegliere a cosa dare priorità tra FPS e risoluzione, con risultati non sempre entusiasmanti. Interessante poi la scelta di proporre nuovamente un modello con lettore ottico estraibile e anche l'utilizzo di un sistema di upscaling proprietario chiamato PlayStation Spectral Super Resolution, che diciamocelo, non sappiamo ancora come funziona, ma c'ha un acronimo cazzutissimo. In ogni caso, ho come l'impressione che si tratti di un modello che, a differenza della PS4 Pro, sarà molto difficile da spiegare al pubblico. Capisco il voler preparare il terreno per l'arrivo di GTA 6, che sarà un gioco spacca hardware, ma è vero anche il discorso che abbiamo fatto più e più volte. Il grande pubblico fatica ancora adesso a vedere lo stacco generazionale tra PS4 e PS5. Figuriamoci se sarà in grado di comprendere il passaggio a una Pro, che realisticamente potrebbe costare quanto? 600 euro? Non lo so, fatemi sapere nei commenti che ne pensate di questa next gen Sony. E questo poraccio è tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, riposatevi, dormendo sonni tranquilli, fate i bravi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Switch 2, Michele 5 Pro, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Vi aspetto qua sotto per continuare a discutere insieme dei commenti.